Buongiorno, mi chiamo Dermina, oggi vi spiegherò come si posa un parquet flottante in castro senza colla. Gli attrezzi che utilizzeremo oggi saranno una troncatrice, un seghetto alternativo, martello, metro, squadra, livella, kit di posa per parquet, sottopavimento, scotch di alluminio, accessori di protezione, guanti e occhiali. Prima di iniziare la posa, accertarsi che il fondo sia pulito e livellato. Prima di tutto, stendiamo il sottopavimento. Successivamente, fissiamo i fogli col nastro di alluminio. Procediamo dunque con la posa. Innanzitutto, prendiamo una lista, la poggiamo sulla superficie, dunque iniziamo a fissare quella che è la fuga di dilatazione, dando comunque un minimo di circa mezzo centimetro. Rileviamo quella che è la misura necessaria per chiudere la fascia, lasciamo uno scarto di circa mezzo centimetro e tagliamo la lista mancante a 52,5. Andiamo quindi ad effettuare il taglio, in questo caso utilizzeremo una troncatrice, ma può essere utilizzato anche un seghetto alternativo. È importante indossare sempre gli accessori di protezione. Segniamo dove tagliare. Bene, adesso posiamo. Utilizziamo la leva metallica per far aderire le liste. Completiamo l'ultima fila rifilando le liste col seghetto alternativo. Il nostro seghetto si può attaccare a un normale aspiratore, così limitiamo la dispersione delle polveri. Ecco fatto.